Di parlare il senatore Ferrara, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Prendo la parola per esprimere a nome dell'intero gruppo del Movimento 5 Stelle le nostre più sentite condoglianze alla famiglia del collaboratore ONU Mario Paciolla, trovato morto il 15 luglio scorso nel suo appartamento a San Vicente del Caguán, in Colombia. Ci vorrà qualche giorno per conoscere i primi risultati dell'autopsia, ma ringrazio l'ambasciatore Gerardo Amaduzzi e il nostro ministro degli esteri Luigi Di Maio che si sono subito attivati per sostenere la famiglia in questo difficile momento e per far luce sulle circostanze che hanno portato alla morte di Mario. Al ministro ho anticipato che presenterò un'interrogazione per aggiornare il Parlamento su questo caso. Del resto l'ipotesi del suicidio avanzata in primo momento dalla polizia colombiana sembra sempre meno attendibile. Ci sono infatti troppe incongruenze che potrebbero far presagire a un nuovo caso Regeni. In particolare un biglietto aereo prenotato per il 20 luglio, giorno in cui il nostro cooperante sarebbe dovuto rientrare a Napoli. A diversi amici Paciolla poi aveva confidato di sentirsi in pericolo. Sul corpo, inoltre, sono stati trovati dei tagli incompatibili con l'ipotesi del suicidio. Presidente, auspico inoltre che la missione ONU in Colombia presti la massima collaborazione alle autorità fornendo tutte le informazioni in suo possesso. C'è infine un contesto politico, quello dell'accordo di pace tra FARC e governo colombiano, che non ha portato la stabilità auspicata. In tutta la Colombia si susseguono omicidi mirati di sindacalisti, ambientalisti, attivisti per i diritti sociali ed economici. Sono già 348 i leader sociali assassinati sotto il governo Duque, 234 dei quali soltanto nel 2019. Numeri altissimi su cui si è calato il silenzio della comunità internazionale, particolarmente attiva invece in altri contesti. Concludo, Presidente, ricordando che il lavoro di Paciolla e di molti suoi colleghi che in tante parti del mondo si prodigano in prima persona per la pace e la giustizia è un valore prezioso per il nostro Paese e la sua politica estera. Purtroppo molte volte questi ragazzi rischiano la propria vita per perseguire alti ideali di giustizia. A loro va tutto il nostro riconoscimento. Grazie. Grazie, senatore Ferrara. Thank you.